Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi con Cole che ha acquisito il suo attacco speciale e finalmente ha iniziato a occuparsi per bene di tutto quello che sta facendo Kessler. Infatti abbiamo tirato giù dei palloni sonda che lasciavano il miasma di Sasha, che stava facendo impazzire per bene la gente. Ora la nostra prossima destinazione è questa qua, caccia alla raggiosfera. Ed eccoci qua. Allora, iniziamo. Cosa dobbiamo fare con quel coso, Cole? Ehi! Sali! Ho messo un generatore sull'elicottero. Manterrà carica la piattaforma. Ti sei preparato per bene. Kessler ha messo un emettitore di interferenze mobile su ogni isola. Ma sono schermati. Mascherano la frequenza. Ovviamente. La radiosfera, per questo non si trova. Le antenne lungo il fondo della piattaforma localizzano gli emettitori. Quando ne trovo uno ti passo la posizione. Tu vai e lo distruggi. Dai, vai, vai un po'. No, cavolo, è finito dietro. Cole, non scendere dalla piattaforma se non te lo dico io. Serve un tempismo perfetto. Con un solo errore Kessler sposterà gli emettitori e saremo da capo. Capisco. Ecco fatto, c'è qualcun altro? Eseguo le scansioni, saremo vicini al suolo, quindi dovrai guardarci le spalle. Quando avrò la posizione, potremo accelerare. Non temere, mi occuperò di chiunque si avvicini. Beh, non proprio. Oh, finalmente! Sto coso mi dava solo fastidio. Dov'è? Non lo vedo. Merda, ma quanti missili sparano? Ma mi ha sparato sotto, ma che stronzo. Dai, resta sulla piattaforma. Ho capito, ma mi ha sparato sotto il culo. A questo giro speriamo che non mi colpisca nessuno da sotto, dai. Oh, e dai. C'è solo quello lì con il lanciamissili ora. Dai, stiamo accelerando. Ah, ma ancora vivo sei tu? Ecco fatto. Ok, l'elicottero sembra ancora messo bene, quindi... Mamma mia, ma quanti lancia Ratzinger! Troppi! Mamma mia, basta! Bene, ho trovato il primo emettitore. Scendi e distruggilo. Aspetta, ho trovato il primo emettitore. Fammi a me prima distruggere sti deficienti. Dove devo andare? Là in fondo? Ma sei serio? Ecco fatto, aspetta. No, troppi missili. Devo
Se dobbiamo occuparci di sta zona, dobbiamo farlo prima eliminando tutti. Scendi e distruggilo. No, 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 c'è troppa gente. Se solo capissi dov'è. Ma sto tizio è invisibile! Ma sei un pezzo di merda! Ma che stronzo! Aia! Qualcuno mi ha tirato una bomba in faccia. Dove sei? Eccoti lì. Mi chiedo se riesco a colpirlo. Sì, ce l'abbiamo fatta, dai. No, 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 no. Dove sei? Mamma mia, quanto ti sta bene, scemo. Dammi un po' di soldi, un po' di energia, che soldi. Dov'è? Ah, eccoti. Vuoi vedere? Ok, così ha senso. Il distrutto. Bene, torna qui così cerchiamo l'altro. Torna qui, arrivo. Eccomi qua, proseguiamo. Ho individuato l'altro emettitore, andiamo alla posizione. Bravo. Tu non lo sai, ma ti inseguo dal giorno dell'esplosione. Ho provato a impedirti di aprire il pacco. Se fossi stato un po' più veloce, non saremmo qui. Che è successo? Mi hai seminato passando con il rosso. Incredibile, eh? Per un semaforo. Guarda che succede. Però è vero che è incredibile svolta di eventi, eh. Per un semaforo. Ma ancora? Basta! Sti cazzo di... Allora, di lanciarazzi. Non ne ho idea. Dovresti inventarti qualcosa. Se pensi che lasceranno girare libero uno con i tuoi poteri... È vero. Grazie per l'interessamento, ma non sono preoccupato. Dovresti esserlo. E molto. Pensi che non proveranno a ricreare la raggiosfera? Ho dato loro una copia di tutti i progetti su cui ho messo le mani. Anche se non ci riuscissero, hanno te. Un'altra di distruzione massa personale. Ti cattureranno, ti rinchiuderanno e ti useranno solo quando servirei loro per fare fuori. Ah, beh, grazie. Almeno servo qualcosa. Molto rassicurante. Prossima fermata? Vai all'emettitore. Addio. Allora, calmi tutti. Prima mi devo occupare di loro. Se solo la mira fosse buona da usare. Allora aspetta, fammi ricaricare. Ecco qua. A posto, proseguiamo. È pieno di nemici o di robot? Di nemici, ok. Allora aspetta. Oh, scusami. Ah no, è un nemico, pensavo fosse un civile. Ok. Ecco fatto, a posto. Dov'è il trasmettitore? Dietro questo camion? No, dietro questo camion. Vieni qua. Madonna mia, quanto ti sta bene, scemo. Torna all'elicottero. Dobbiamo muoverci. Ecco fatto. Aia! Ma bruciapelo! No, 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 no. Fermati.
È morto? No, è ancora vivo! Dai! Ma che stronzo! Mamma mia! Meno male che sei morto. Eccomi di nuovo qua. Proseguiamo. Ne resta ancora uno. E ovviamente sarà pieno di lanciarazzi a questo giro. Oh no, di nuovo quello gigante. Preso. Troppa gente. Preso. Andato. Di nuovo lui. Vabbè, credo che in realtà ci possa fare relativamente poco lui. Ecco qua, andato. L'abbiamo preso? Spero di sì. Aia. Troppa gente, troppi, basta. Madonna. Attico, non lo so che ci sei. No, che succede? Perché adesso? Ste situazioni del cazzo. Sti cali di corrente che non devono succedere. Non ho niente da dirti, Zik. Per quanto mi riguarda, tu hai ucciso Trish. Se non fossi andato con Kessler, sarebbe viva e noi saremmo fuori da questa città. Cosa vuoi che ti dica? Che mi dispiace. Devi dire niente. Voglio che tu scompaia, perché se ti trovo, le cose finiranno molto male. Ok, qualcuno l'ho preso. L'ultimo emettitore è da qualche parte nel garage, ma non riesco a individuare dove. Scendi e cercalo tu. Ovviamente. Facciamo le cose un attimo a turno. Scendiamo piano per piano. Ecco qua, a posto. Dov'è? Andato. No, di nuovo questi invisibili del cacchio. Dai. Ecco qua. Meno male che ogni tanto mi ricordo di avere sta mossa insta kill. Credo di averlo ucciso. Ecco fatto, niente più robottini. Ancora? Ce n'è uno? Addio, tizio col lanciarazzi. Ok, ce n'è ancora uno da qualche parte, ma mi sa che è lontano ormai. Vabbè, già ci siamo. Ecco qua. Allora, dobbiamo riuscire a trovare il coso all'interno del garage, vero? Sarà un po' difficile, visto che non sappiamo dov'è. Però, vabbè, ci dovremmo arrangiare, immagino. Quello mio, grazie. Oh, col. Non fare casino. Credo sia qua, giusto? Eccolo, infatti. Come leggermente più cattivo, vabbè, fa niente. L'importante è aver salvato la gente. Ho trovato l'emettitore. È fuori quadro. Devo preparare alcune cose prima di trovare la raggiosfera. Quindi cerca di dormire un po'. Grazie. Quando ci muoveremo, Kessler ci colpirà con tutto ciò che ha. Fantastico. Sarò pronto.
Ad Atlante fu concessa la condivisione di potere lasciata alla Terra e di strisciare via. Se lo avesse voluto, non avrei finito di leggere. Fantastico. Ma così? Dorme steso come se fosse morto? Vabbè, però. Contento lui. Porella Trish, comunque. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.